si può incendiare. I carabinieri festeggiano il loro 205° anniversario, alla bandiera di guerra dell'arma, alla medaglia d'oro, al merito civile, premiati anche i militari che si sono distinti in azione. Gianmarco Sicuro. È la consegna delle medaglie d'oro al valor civile, il momento più atteso dell'annuale festa di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Uno dopo l'altro, gli uomini e le donne che più di altri si sono distinti per coraggio ed altruismo vengono premiati dal comandante generale Giovanni Nistri nella storica caserma romana dedicata alla memoria di Salvo d'Acquisto. Carabinieri come il maggiore Elio Norino, investito dallo scoppio di un'autocisterna lo scorso agosto a Borgo Panigale e nonostante questo capace di soccorrere altri feriti e coordinare le operazioni di altri 10 commilitoni. Militari meritevoli, come i carabinieri che a marzo a San Donato Milanese hanno tratto in salvo 51 studenti presi in ostaggio su un autobus dall'autista. Uomini, donne e non solo. Jackie è un pastore tedesco, ma è anche e soprattutto un cane antidroga del nucleo cinofili di Volpiano. Oggi Jackie ha ricevuto una decorazione da Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali. Il motivo? L'aver segnalato una traccia all'esterno di un box. All'interno i carabinieri pensavano di trovare stupefacenti, in realtà hanno scovato 75 lingotti d'oro nascosti in borsoni usati per portare droga.